Il nuovo progetto di illuminazione a LED con la sottoscrizione della convenzione tra Roma Capitale e le Università La Sapienza e Roma 3, in stretta sinergia con Acea. L'attività di ricerca e supporto messa a punto dal Campidoglio andrà a completare ed integrare il piano tecnico avviato dall'Assessorato ai Lavori Pubblici, che coinvolgerà anche la Sovrintendenza Capitolina e Beni Culturali, la Sovrintendenza Speciale Archeologica e le Belle Arti. Il lavoro di ricerca consisterà in un'analisi dello stato attuale dell'illuminazione pubblica con una serie di verifiche, misurazioni degli impianti installati ed eventuali correttivi da adottare nell'ambito del piano LED. Il tutto in una visione strategica che unisca efficienza, bellezza e valorizzazione dei luoghi. Abbiamo scelto di coinvolgere l'università con i suoi corsi di perfezionamento e le sue migliori intelligenze per aiutarci ad avere uno sguardo progettuale e per un supporto tecnico anche a tutte le operazioni necessarie e propedeutiche alla revisione del piano. Una delle nostre esigenze era di non limitare il piano LED al contesto immediato, ma anche di aprire una visione su un futuro possibile, su una progettazione a più ampio raggio che ci permetta anche di armonizzare eventuali azioni future. Il progetto terrà presente inoltre la tutela dei sistemi di illuminazione esistenti ritenuti parte del patrimonio culturale e il loro adeguamento alle nuove tecnologie, oltre alla valutazione dell'impatto di illuminazione stradale sui beni architettonici, culturali e ambientali. Al termine dell'intero studio di analisi, le università coinvolte forniranno anche le prime linee guida del piano regolatore di illuminazione pubblica.